Sì, dai, nel ritiro è chiaro che in un ritiro così, anche lungo se vogliamo, però nello stesso tempo abbiamo valutato altre situazioni tattiche perché ci possono tornare utili in corso di campionato, in corso di partite, certe partite, quindi volevo verificare, abbiamo lavorato qualche giorno su questo tipo di atteggiamento tattico. Però ecco, è stata una verifica al lavoro che abbiamo svolto sul campo con gli allenamenti per andare a valutare alcuni movimenti sia in fase di possesso che di non possesso di questo modulo qui. La posizione di Mignoz sulla destra è stata una necessità per la squadra oppure un esperimento proprio voluto per... Sì, stiamo valutando tutte queste cose qui, quindi Cichi è un ragazzo esplosivo che sa giocare sa giocare anche in quella posizione, è uno che sa accorciare gli spazi, sa accompagnare la manovra, l'azione, però se non si fanno adesso certe cose, quando poi ci sarà campionato sarà più difficile andarle a preparare e a provare. Mario? Sì, a proposito della difesa, invece ho visto bene sia Andelkovic che Milanovic e poi anche quando è entrato Pisano, quindi questa è una conferma che tu hai anche buone alternative. Sì, ma Io noi. non stando che ti serve sempre un aiuto, Cioè, diciamo. no, sì, ma noi stiamo lavorando, dando continuità al lavoro che abbiamo intrapreso lo scorso anno sotto questo aspetto con i difensori. Questi sono ragazzi che già un po' il lavoro lo conoscono, però in questo senso dobbiamo essere bravi a saper interpretare varie situazioni, varie soluzioni, situazioni tattiche che si possono presentare, quindi dobbiamo essere pronti nell'occasione, però sia quelli del primo tempo che del secondo hanno interpretato bene la partita con spirito giusto, intensità giusta, ecco, quindi andiamo avanti. Ti conforta il fatto che Gallo Belotti si continua a confermare implacabile a rete, che è una cosa Ma sì, importante. certamente, però hanno fatto gol anche gli altri Certo. attaccanti, quindi questo è di buon auspicio, anche se chiaro il test aveva la sua, no, valenza relativa, però ecco, importante l'atteggiamento, lo spirito, l'andare a riconoscere certi movimenti, certi concetti che ci possono tornare utili per il campionato. Riccardo, Benedetto, e poi se c'è un'ultima da parte di Roberto, di Claudio. Mister, per quanto riguarda invece il portiere, ci sono un po' queste voci che voi non posso trettino lontano da qui, quindi cosa c'è di vero, se c'è... No, Però vabbè. penso che sono voci confermate o meno. Io quello che devo dire l'ho detto in precedenza per tutti, vale un po' per tutti. Il gruppo, la squadra è questa, poi se dovessero arrivare richieste importanti per qualsiasi giocatore della nostra squadra, è chiaro che a quel punto la palla passa ai diretti interessati e non tanto a quello che magari riguarda un po' l'aspetto dell'allenatore o meno, insomma, quindi spetterà alla società, spetterà al giocatore valutare eventualmente determinate situazioni. A me è importante che nel momento in cui si chiude il mercato, tutti i ragazzi che restano o chi arriva, sono al 100% coinvolti nel progetto tecnico e tattico, e quindi in questo senso fino a oggi tutti i ragazzi che sono qui si stanno allenando bene, poi quello che accadrà non possiamo dirlo, insomma che ci possono essere degli interessamenti, questo fa parte del calcio. Benedetto? Sì, mister, oggi terza partita in cui ha giocato da titolare nella seconda parte, Fedal, come valuta il suo inserimento nella rosa? No, sicuramente sta ovviamente arrivato in ritardo rispetto agli altri, ci stiamo lavorando per poterlo portare a conoscenze di movimenti di reparto in virtù di un'organizzazione difensiva che noi portiamo avanti da qualche tempo, no? Come linea, come fuorigioco, come atteggiamento. Quindi un conto è inserire un centrocampista che già ha dei movimenti anch'esso prestabiliti, un conto poi andare a inserire qualche elemento, un elemento nella linea difensiva dove c'è il lavoro di tattica collettiva importante dove non si può sbagliare, quindi sicuramente sta crescendo e quindi più passerà il tempo più si integrerà meglio col reparto. Ultima domanda medical, Claudio? Sì, in allenamento ho provato molte volte Mantovani nella difesa 3, centro-sinistra, invece mi chiedevano un po' meno. Di Mantovani. chi? Mantovani non ha mai giocato in amichevole. Infatti, quindi le percentuali di... No, Andrea è la sua situazione la conosciamo, è un giocatore che ha delle ottime qualità, ma è in partenza, quindi tutte le valutazioni del mondo che possiamo fare tecnicamente e tatticamente, insomma,
contano relativamente. E quindi in questo senso è un ragazzo che ci sono degli interessamenti nei suoi confronti ed è destinato a, insomma, ad andare.